Do il benvenuto a Luigi Di Maio, si guadagna da vivere come vicepresidente della Camera, è famoso per essere secondo molti futuro candidato premier dei 5 Stelle, peggior nemico il governo Renzi, stato d'animo inalterabile. Buonasera Di Maio. Buonasera. Buonasera Paragone, buonasera a tutti. Le domando se considera questa riforma come una riforma che in qualche modo può accontentare i mercati rionali o i mercati finanziari, quali dei due? Ma io giro spesso per i mercati rionali, tanti mi dicono un figlio disoccupato o ho problemi ad arrivare a fine mese, nessuno mi dice ho problemi ad arrivare a fine mese, riformate la Costituzione, piuttosto mi dicono combattete la corruzione e con quei soldi abbassate le tasse sul lavoro, abbassate le tasse sulle piccole e medie imprese, così riusciamo a creare nuovi posti di lavoro. In questo momento storico nessuno chiedeva una riforma della Costituzione, la chiede una classe politica che sta morendo e che per questo riforma la Costituzione togliendoci il diritto di voto al Senato della Repubblica e dando l'immunità parlamentare, consiglieri regionali e sindaci per salvarli dalla galera. È l'ennesima truffa renziana, ci dice che si sta occupando di noi con la riforma costituzionale, ma in realtà si sta occupando dei suoi uomini di partito che stanno perdendo il potere e devono proteggersi. Le chiedo di controllare se ha un telefono dalle sue parti perché evidentemente c'è un disturbo sull'audio e le domando anche cosa pensa. No, di... non c'è... Allora ragazzi vediamo di sistemare l'audio per piacere. Le domando se l'ha sorpresa il sì di Prodi al referendum di Renzi. Sarebbe stata una notizia se avesse detto no, non mi sorprende il fatto che dica sì, ricordiamoci che Prodi è quello che ci ha portato nell'euro dicendo guadagneremo il doppio e lavoreremo la metà, anche lui ha sempre seguito la filosofia renziana, bei slogan e poi nei testi delle leggi che approvava, quando le leggevi ti veniva voglia di scappare dall'Italia, ricordiamoci che questi signori si tengono tutti per mano perché sono una classe politica morente che sta perdendo i voti e per questo modifica la Costituzione in modo tale da assicurarsi un futuro. La verità è che domenica chi entra nella cabina elettorale si ritrova un quesito truffa, una domanda su quella scheda che è una truffa, non ti dice la verità sulla riforma. Chi vota sì farà in modo che non ci libereremo mai più di questa classe politica che continuerà a stare nelle istituzioni anche se noi non la votiamo, perché non potremo votarla più. Chi vota no, finalmente boccia l'era dei governi di scopo che dovevano fare le riforme, abbiamo letto le riforme e abbiamo capito quale fosse lo scopo, salvare la loro poltrona e nient'altro. Il Financial Times ha lanciato un avvertimento, ha detto sono a rischio 8 banche italiane. Ma abbiamo anche visto che i mercati tornano a ballare. È strano, no? Perché coloro che chiedono la stabilità alla politica poi vanno in fibrillazione per un articolo di giornale. Non è un po' tutto un cortocircuito ormai quello che stiamo vivendo? Io penso una cosa, bisogna essere preoccupati per la situazione bancaria in Italia, ma mica dipende dal sì o dal no. Noi abbiamo Monte dei Paschi di Siena che è stato utilizzato come un bancomat dalla sinistra per decenni. Oggi ha un buco di bilancio e Renzi, siccome ha il referendum in vista, ha deciso di mettere in stand-by il problema. Mettendolo in stand-by sta facendo preoccupare tutti i correntisti, sta facendo preoccupare gli investitori, ma il problema è Monte dei Paschi e il sistema bancario italiano, mica il referendum. Poi mi permetto di dire che questi giornali fanno sempre analisi apocalittiche, ricordo che le facevano anche per l'elezione di Donald Trump e per la vittoria di Brexit, il giorno dopo i mercati si sono riallineati. Quindi io le previsioni apocalittiche le respingo al mittente, ma c'è un problema nelle banche italiane che si chiama Matteo Renzi, che quando deve salvare la banca della Boschi interviene subito facendo saltare i risparmi ai risparmiatori, quando invece si tratta di fare operazioni più complesse, allora in quel caso rinvia, che è lo sport preferito dai renziani, rinviamo sempre i problemi che non si vogliono risolvere perché la nostra proposta è prendiamo Monte dei Paschi di Siena, nazionalizziamola, facciamola diventare una banca pubblica e con quella banca pubblica facciamo prestiti ad imprese e famiglie in difficoltà. Quindi siete sì per la nazionalizzazione della banca? Favorevoli? Non c'è altra strada, è il brand Monte dei Paschi di Siena, è il brand più antico al mondo dal punto di vista bancario.
Quindi è un brand che noi possiamo utilizzare come Stato per rimettere a posto quella banca e farla funzionare come banca pubblica per crediti ad imprese e famiglie. Ce l'hanno le banche pubbliche, le hanno Germania, Francia, Spagna. Noi siamo gli unici che quel poco di banca pubblica che avevamo, la Banca del Mezzogiorno, l'abbiamo tenuta bloccata per anni e si è trasformata spesso in un carrozzone politico. Non è un gioco, mi sa, caro Di Maio, il fatto che Renzi dice in arrivo 30-50 euro per le pensioni più basse. Il governo propone 85 euro di aumento per l'accordo con gli statali, sugli statali, e pare appunto che ci sia una convergenza tra CGIL, CISL e UIL. Insomma, stiamo arrivando al rush finale con un po' di soldi che si sbloccano, Di Maio. Per ora ricordiamolo a tutti i cittadini, queste sono delle promesse, la legge di bilancio che dovrebbe stanziare questi soldi non è stata ancora approvata, la Camera l'ha approvata ma il Senato la dovrà approvare dopo il 4 dicembre, guarda caso dopo il referendum, e siccome questa legge di bilancio non ha le coperture, cioè non si trovano i soldi, infatti l'ufficio di bilancio del Senato dice non avete i soldi per dare tutti questi bonus, è molto probabile che lui stia promettendo adesso e poi dopo il referendum non troverà i soldi per darli a tutti quanti, per dare le mance e i bonus a tutti quanti. Detto questo, gli italiani hanno una dignità e hanno imparato già a caro prezzo che cosa significa ricevere una promessa da Renzi, è una promessa che non viene mantenuta mai e tutte le volte che realizza qualcosa ha realizzato il Jobs Act, la buona scuola. Io credo che il popolo danneggiato dal Jobs Act, 37% di licenziamenti più, il popolo degli insegnanti danneggiato dalla buona scuola, domenica debba andare a votare no, anche perché per l'ennesima volta non possiamo farci prendere in giro da questo governo. E mi dispiace anche per chi dice che questa riforma riduce i costi della politica. Diciamolo chiaramente, è una fregatura, la Ragioneria Generale dello Stato ha già detto si risparmieranno solo 50 milioni di euro, non 500 milioni o un miliardo, e il referendum di domenica ci costerà 300 milioni di euro, quindi spenderemo domenica più di quello che risparmieremo con la riforma nei prossimi 4 anni. Di Maio, i vostri sindaci hanno, mi sembra, già detto che non sono interessati a questo Senato dei cosiddetti enti locali, però anche Sala, sindaco di Milano, renziano, ha detto che lui più al limite, più di una volta, massimo due al mese, non andrà a quel Senato. Eppure questo Senato, questo nuovo Senato che istituiscono, sarà uguale nelle procedure, se non più complicato, al Senato attuale. Diciamolo chiaramente agli italiani, scompare la scheda elettorale del Senato, e Renzi mente quando dice che non perdiamo il diritto di voto a votare il Senato. Ha fatto vedere però anche la scheda, ha fatto vedere. Costare 400... Mente, perché nella sua riforma c'è scritto che i senatori saranno eletti tra i consiglieri regionali e i consiglieri provinciali di Trento e Bolzano, quindi è una bugia quella che ha detto ieri ed è vergognoso che lo dica il Presidente del Consiglio, ma detto questo il Senato continuerà ad esistere, costerà 450 milioni di euro comunque, e al suo interno ci saranno consiglieri regionali e sindaci che avranno l'immunità parlamentare. Chiara Appendino e Virginia Raggi hanno già detto noi in quel Senato non ci vogliamo entrare, e mi fa piacere perché nei tribunali in Italia c'è scritto la legge è uguale per tutti, ma non è vero, perché molti signori in Parlamento si salvano dalla galera grazie all'immunità parlamentare. Adesso si potranno salvare dalla galera anche i consiglieri regionali, i sindaci che entreranno lì dentro. Senta, un sindaco deve fare il sindaco. Ho un'ultima domanda. Il sindaco non può andare a fare il senatore, non ha tempo se vuole lavorare bene. Lei è di Napoli, uomo del sud, e il governatore della Campania, De Luca, ha detto non sono arrivati così tanti soldi neanche con i governi precedenti, ecco perché io mi adopererò in tutti i modi per fare vincere il sì. Ma la politica è questa per aiutare il sud, per rilanciarlo? Ma io voglio dirlo al mio popolo, non è che i soldi arrivano ai campani, quei soldi arrivano a De Luca che ci farà le sue clientele per riuscire a far vincere il sì in Campania. De Luca, che è uno che chiede ai sindaci, ai consiglieri comunali campani, fate clientele per far vincere il sì, è uno che il suo partito, dopo averlo ascoltato, che incitava alle clientele, lo ha promosso commissario alla sanità a Campano con un emendamento in una notte. Che significa? Che potrà continuare a nominare
nominare i dirigenti della sanità. In Italia il problema della sanità non si risolve riformando la Costituzione, e questa riforma non lo risolve, ma togliendo ai politici la possibilità di nominare i dirigenti della sanità. E così la sanità non sarà più un carrozzone politico, ma sarà semplicemente un servizio al cittadino meritocratico. Ringrazio Luigi Di Maio per essere stato con noi. Adesso... Grazie.